Lascia dolori perché Roma c'è già qua. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Che nottata è stata, Mimmo? Beh, insomma, devo, venendo un po' meno ai miei principi di cose che tengo alla mia privacy, diciamo che ho faticato veramente molto 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 a dormire, riuscendoci veramente poco, perché me la sono rivista, ma non attraverso lo schermo, me la sono rigiocata con me stesso per capire quello che avevo visto, perché la sensazione è quella di qualcosa di incredibile che ti è capitato davanti agli occhi e tu non ti rendi conto veramente bene di quello che è successo o che stava succedendo durante la partita. E una sensazione di tante sensazioni, Riccardo, poi sera in quei collegamenti che abbiamo fatto. Sì. Ci siamo un pochettino lasciati andare, io a un certo momento mentre parlavo con voi ho dovuto salutare uno che si chiama Francesco Totti e uno che si chiama Sergio Di Francesco, ho dovuto anche interrompere per un attimo, ed erano particolarmente entusiasti, per dire, per usare un eufemismo, e niente, sto ancora cercando di capire tante cose, che partita è stata, come l'ha giocata, perché la Roma è riuscita a giocarla così bene, quello che è successo, insomma, vedrà che ci sarà qualcuno che dirà, magari già l'avrà detto, sì, ma il Barcellona è quello di una volta, ma io glielo faccio di, ma che c'è frega, mi prendo la grande prestazione che io ovviamente non mi aspettavo, ero stato molto molto sincero, anche ho detto se qualcuno vuole spernacchiarmi mi spernacchi, c'era anche un po' gioco di scaramanzia, ma questo poi me lo tengo per me, insomma, però francamente se poi questa partita ha avuto un eco così straordinaria a livello di impresa, di miracolo e cose di questo genere, probabilmente, Riccardo, non ci credevano neppure quelli che dicevano ci credevano. Ma guarda Mimmo, io non bisogna avere il timore di dire che io mi ero preso il 2% di probabilità. Sì, sì, tranquillamente, ma io ti dico una cosa Mimmo, io ho ricevuto una marea di messaggi di gente che si è giocata il 3-0, ma quello è un atto d'amore. Ma quello è un'altra cosa, ma anche è un atto d'amore, un attimo la sorte, anche sfidare un attimo la sorte, per dire, hai ma che vince 3-0, fammici buttare 10 euro e porti a casa i soldi, ma è normale, però facendo dei ragionamenti, diciamo, la vittoria per 3-0 era un pochino complicata, no? Però è venuta al termine di una partita fantastica, non so neppure io, poi magari lo capiremo piano piano tra qualche tempo, quali sono state veramente le armi che hanno portato la Roma a giocare una partita così bella, così completa, Ubaldo, così completa. No, io l'ho messa, scusa Mimmo, tra una delle più belle partite, non della Roma, di calcio. Di calcio. Bella, perché sta per cosa, io che sono un appassionato, che bella ci piace, no? Sì, ti ho sentito stanotte quando lo dicevi, c'era Rizzitelli che era distrutto, che non ce la faceva nemmeno a parlare. Stefano, che era in... abbiamo rischiato, lo so. Abbiamo rischiato, Mimmo. Sei mica stato il solo, però. Sei mica stato il solo, eh. Abbiamo non rischiato. Non avevo mai visto un Impallomeni così devastato. Quindi voglio no, dire, ma pure Rizzo, è incredibile. ma Rizzo è uno dei core, quindi non te lo dimenticare. No, e comunque sia, c'eravamo un pochino interrogati su questo sistema di gioco, il 3-4-1-2, che poi in realtà Ubaldo è stato un 3-4-2-1 con, ma poi lì è come ha detto in compiti e funzioni, non ha perso i suoi concetti, perché dice, noi spesso e volentieri, scusami, ma diciamo il 4-4-2, 3-4-3, 4-3, poi contano i concetti, no? Cioè, e credo che conti la prestazione, quella che io mi attacco sempre alla prestazione, alla fine mi ci cascherò pure forse attaccarmi, ma ieri è Riccardo, la squadra ha fatto la prestazione, tutti hanno fatto, tranne uno, Alisson, perché sarò sempre in ginocchio, a ringraziare, perché Riccardo, tu che sei brasiliano, no? Sì. Insomma, diciamo del secondo passaporto, io sono Italo Umbriacone, esatto, okay, perfetto. Lui dopo la fine della partita, ma erano già quasi finiti i festeggiamenti, lui è andato sulla linea di porta, sulla linea bianca sotto la porta, e pregava lì. Perché? Che succede, Riccardo? Tu c'hai percezione di quello che può succedere? Sono sincero, non conosco se è un rito tutto suo, sinceramente non lo so. No, so che loro sono molto credenti in genere, molto, per cui... su questo non c'è assolutamente. Ma lui dubbio, anche però, quando fa il riscaldamento, Mimmo, la prima cosa che fa ancora prima di cominciare la corsetta, arriva al centro della porta, alza le mani verso il cielo. Mimmo, ma guarda, io oggi volevo fare con te una cosa che a me piace molto, ma che so che piace anche a te, perché tanto parleremo di questa no se poi lo facciamo anche Mimmo tanto... no ma cioè io
devo dire io continuo a essere commosso, io mi commuovo, credetemi, che non dovrei, magari dico sportivamente, Ubaldo, certo. Mi commuovo quando vedo giocare Dzeko. Credo che sia quanto t'ho pensato ieri sera. No, credo che sia uno dei più grandi calciatori che abbiano mai indossato la maglia della Roma. Sì, sì. Di questo sono assolutamente convinto. E noi non ce ne stiamo rendendo conto, semplicemente perché è un pippone, perché sbaglia gol. Ma la partita che ha fatto lui ieri è una partita monumentale. Monumentale. Io, si è divertito. Io tra non molto me la rischio, mi rischio gli insulti e comincio pure a fare confronto con Batistuta. Mi dispiace perché no, sto vabbè, fatto la... che giustamente intoccabile per tutto quello che ha rappresentato. Io vi dico una cosa, chiedo scusa, sei, non sarà un bomber come quello, ma questo è più forte. Ma Mimmo Gallo, scusatemi, perché eravamo rimasti qualche minuto fa al fatto se i cartellini si annullassero o meno. Abbiamo controllato il regolamento anche di questa stagione e si annullano, eccolo qui il punto, è il 48. Scusate, l'articolo è il 48.04. Piazza Zama, Piazza Venezia. Ma quale Piazza Venezia Piazza Zama e cose? Eccolo qui, guarda. Ma gli hanno dato il Daspo poi a Pallotta, se sa niente. No, Mimmo, pare che si compra la fontana e sta tutto a posto. Comunque dice, eccezionalmente, tutti i cartellini gialli e la diffida spariscono alla fine dei playoff, quindi dei preliminari. È una magia pure quella. Sì, esattamente. In aggiunta tutti i cartellini gialli spariscono al completamento dei quarti di finale. Buono. Quindi dalla semifinale la fedina tra virgolette sportiva dei giocatori è azzerata ed è pulita. Buono. D'accordo? Articolo 48.04. Vai Ricca, facciamo quella cosa che volevi fare. Siccome io lo so che tu sei un altro maniaco delle sfumature, no? Sì. Per esempio a me, prima del calcio d'inizio 50 sfumature di grigio. Bravo, bravo. 50 secondi prima del calcio d'inizio. È vero che un po' tutti i giocatori l'hanno fatto, ma mi ha colpito che ogni singolo giocatore è andato da Chic ad abbracciarlo, Mimmo. Sì, sì, vero. Vero, e ti devo dire, a me il Chic ieri sera mi è piaciuto, sì. Ma non mi è piaciuto per come è andato a far non giocare l'avversario, sì. Ma quante palle ha sporcato, e poi se fa quel gol di testa lì, veramente. Mannaggia. No, ma perché ci stanno anche dei piccoli segnali, no? Allora lui ieri poteva sbagliare la partita lì, Di Francesco si è preso un bel rischio a mettere Chic, no? Perché Chic era l'esordio in Champions League, sì, esordio. Non aveva fatto neanche un minuto, eppure l'ha fatta tutta bene la partita. Poi è entrato quell'altro, piccolettino, no? Che c'ha una voglia matta di spacca tutto, e in qualche modo si è fatto riconoscere subito, se non altro per il calcio d'angolo che ha tirato, parlo di Cengiz Under. Però questa è una partita che, voglio dire, io ha fatto 7 milioni e mezzo in televisione, no? Cioè ha fatto un audience mostruoso, perché noi di più qua, Mimmo. Sì, esattamente. Però questa è una partita che andrebbe rivista allo stadio. Perché? Sì. Voglio spiegarmi un attimo con più di chiarezza. Come l'ha interpretata la Roma da un punto di vista tattico? Io ho visto soprattutto nel primo tempo l'allenatore della Roma che quasi spingeva i suoi giocatori a stare all'altezza della linea di metà campo. Cioè, se tu in televisione queste cose non le vedi, perché inquadrano il pallone, giusto Gabriele? Okay. Però se sei allo stadio vedi anche questo. E andava sistematicamente a spingere Manolas ad andare quasi dentro la metà campo, lasciando soltanto in tre, sempre e comunque a difendere. Sì. Quando la palla ce l'aveva il Barcellona. Poi un'altra cosa, Ubaldo, di cui forse si è parlato poco, ma la scelta di far giocare la difesa a tre con Fazio non centrale ma centrodestra, guardate, questa è stata una mossa, attenzione, che forse è stata sottovalutata e di cui si è parlato poco. Oltre ad aver giocato una grande partita Fazio, ha giocato in una posizione che non era esattamente la sua, cioè ha giocato come se fosse una difesa a 4 pur giocando una difesa a 3. Avete capito sì. L'intuizione dell'allenatore? E io devo dire che lui è stato bravo. Con questa partita entra di diritto nella storia della Roma, sì, per quello che è stato il risultato. E beh, c'è tanto del suo ieri sera, sinceramente. Beh, tanto del suo. Qualcuno dice, tre giocatori in tre giorni ha preparato una partita in questo modo, poi probabilmente dice il capitano mi. Esattamente. Però poi devono essere anche bravi i calciatori a saperla interpretare. Assolutamente, no? Quindi sì. Insomma, preparata bene, interpretata bene. Però anche con queste piccole accortezze, che sembrano delle piccole accortezze, che poi in realtà magari ti fanno la differenza sulle uscite palla, sul fatto di costruire l'azione in un certo modo, tenendo magari Fazio ha fatto il mediano, ha fatto l'abbiamo detto stanotte, no Ricca? Cioè,
altro che comandante. Posso dirti che cosa mi ha sorpreso di Fazio? Che io sono sincero, io non sono pazzo di Fazio, perché non lo reputo, parlo del calciatore, calcisticamente intelligentissimo. E io invece amo i giocatori, quelli che io presumo facciano delle cose intelligenti. Ieri sera ha giocato una partita intelligentissima, è vero, andando ad attaccare fino alla tre quarti. Oh, ma c'è stato un momento che faceva l'ala destra. Oh. Guardate che bravo, si è messo anche un cross da nazione di calcio d'angolo. Lui è andato a far cross di calcio. È quello di Schick. Esattamente. Anche nel secondo tempo, alla fine. Insomma, comunque volevo dire una cosa: un'immagine che ti dà l'idea di come la partita era stata preparata in un certo modo, è quello che dice sempre, o molto spesso, Ubaldo, di non aver paura a giocare in un certo modo. Era intorno al 90esimo, forse era il 90esimo passato, c'era la linea della Roma che stava all'altezza della linea di metà campo ancora, non si è schiacciata, continua a fare quello che ha fatto per tutta la partita, perché lì vuol dire che A, tu sei addestrato per farlo, B, credi in quello che fai e capisci che se tu fai così, forse fai la cosa giusta. Andatevi a rivedere le ultime fasi di questa partita, con la difesa della Roma altissima, per cui, come ci spiegano quelli che studiano poi anche il calcio e la tattica, se tu hai la squadra sempre molto corta e molto proiettata verso la metà campo avversaria, vuol dire che il campo tu l'accorci e che lasci spazio, sì, alle tue spalle, però c'è anche lo spazio e il tempo per andare a recuperare il pallone qualora dovesse andare lì il pallone per l'avversario. Poi c'è il portiere che gioca da libero. Se tu c'hai la fortuna di avere un portiere che è un portiere sì straordinario, ma è anche un calciatore bravissimo con i piedi, quindi puoi permetterti di avere una difesa così alta. È uno dei segreti della squadra. Parliamoci chiaro. È un caso che la Roma ha giocato due volte contro il Barcellona e Messi contro la Roma non ha fatto neppure un gol. È un caso, Ricca? No, che non ha mai tirato in porta. Sì, ma ha tirato il 72esimo. Quattro partite e zero gol. 73esimo il tiro. Sì, io sì. Io seguo i siti, ovviamente come tutti, ma è da stanotte che mi sto a guardare il sito di Marca, il Mundo Deportivo, AS e tutti i siti spagnoli per capire come l'hanno un pochino metabolizzata questa cosa, e sono molto attenti nel studiare le cose. Il secondo tiro in porta del Barcellona al 73esimo del secondo tempo. Sì, sì. Al 73esimo. Io pensavo che, stavo ragionando su questo fatto. Intanto che il Barcellona sono tre anni che non raggiunge le semifinali. Esattamente. Dopo aver vinto. È capitata a Roma. Vinto la Champions con la Juventus e non ha più raggiunto le semifinali. E stavo ragionando sul fatto se Messi avesse mai fatto gol alla Roma e purtroppo ci fece doppietta a Barcellona. Vabbè, però alla Roma Olimpico parlo. Io facevo ragionamento sulle quattro partite. Ah, certo, su quattro partite tre non ha segnato e una fece doppietta lì al Camp Nou 6-1. Sì. Ma è 6-1, certo, esattamente. Tra l'altro, un'altra cosa, Mimmo, Edin Dzeko, no? Stavamo facendo il calcolo con Riccardo, ha fatto addirittura 6 gol in questa Champions League, edizione di questa Champions League. E non l'aveva fatti nessuno. Mi pare nella storia della Roma. Mi sembra veramente un numero assurdo, un numero pazzesco. No, vedi, ti dico anche un'altra cosa. 10 presenze, 6 gol e 4 assist. Lo sai chi ha fatto il primo gol ieri sera del Liverpool contro il Manchester City? E Salah. Salah, te lo dico io. Salah. Quante volte oggi hai sentito nominare Salah nelle chiacchiere della gente? Ma infatti, ma dammi tre punti e non chiedermi niente. Per dire, Riccardo, quanto poi quando la squadra va bene, quando ci sono questi risultati, poi tutto quello che appartiene agli altri, tutti devi tenere tuo. Salah ci ha fatto tante belle cose quando stava qui. Non è più un giocatore della Roma l'anno scorso, sta lì, fa bene lì, che faccia bene lì. Ma un bravo ragazzo, non ha mai fatto una mai, uno manco mai io va male. Mai. A Mimmo, a proposito, indovina pure quando, a proposito delle sfumature, quando ti ho pensato sempre grigia, sempre de grigia, certo momento la curva, poco prima della partita, mandato un messaggio, un saluto a uno in tribuna. No. Che sano. Vabbè, dai. Oh, però se te l'hai portato bene. Sì, ha riportato. Io l'ho visto poi nel post partita quando ho incontrato il numero 10 dello scorso anno, il capitano della Roma, stava lì col frio, tutte quante, evidentemente. Comunque il problema è sempre stato il suo, Riccardo, perché se uno sta a Roma e se non ha via da Roma, il problema è tu, rimani qui se ci vuoi rimanere senza andare da altre parti, ma stiamo a parlare di tanto tempo e non ce ne frega niente, parliamo di quello che è successo ieri sera. Io ho ancora la percezione di aver visto qualcosa di clamoroso, ma ancora non ho capito bene quanto è clamoroso. Poi vai a vedere
i commenti sui social della Juventus, della Fiorentina, di tutte le altre squadre, quasi tutte le altre squadre del calcio italiano, che fanno dei complimenti spertigati a questa squadra, capisci che veramente, perché un po' tu l'agitazione, l'adrenalina, il lavoro, devi stare lì a scrivere, poi guardare, devi insomma, io la vivo in tanti modi la partita, no? E quindi la percezione ce l'ho, ma non ce l'ha in maniera totale. Poi ti accorgi che è successo qualcosa di clamoroso, perché ne parlano tutti, anche chi non è tifoso della Roma, in maniera straordinaria. Quindi deve essere successo qualcosa di veramente bellissimo, che ti porta in una dimensione. Riccardo, la Roma è fra le prime quattro squadre d'Europa. Senti, per adesso basta. Sfumatura. L'ultima volta c'era Ubaldo quando era fra le prime quattro. Non Mimmo, ce la dimentichiamo quella sfumatura. Parte. Però aspetta, no, che è questa sfumatura? Perché questa domanda ce l'ho da ieri. Questa sfumatura è bellissima. Ce l'ho da ieri sera. Ubà, tu stavi lì, Roma Dandi, eh? No, stavamo lì, Mimo. No, stavamo lì. Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Questa è tanta roba di più. No, Mimmo, mi dispiace. Usa che oggi non mi ha fatto fare una riflessione che forse questa però non è sbagliata. Prego. Mimmo, dai, posso dire, Ubaldo mi dice. Mi dispiace, Mimmo, no. Ubaldo dice, dai. Perché io gli ho detto la stessa cosa, gli ho detto guarda Uba, senza, per carità, senza mancanza di rispetto, mi sa che una serata così, e lui mi ha detto Ricca, abbiamo vinto talmente tanto poco che forse è sbagliato di questa di più, quella di meno, ma tenere sei tutte, no? Ma io me le tengo tutte strette, sì, al di là che quella ha portato la Roma in finale di Coppa dei Campioni e questa le porta. Beh, perché è lo spessore della squadra. No, quindi... ma tu non... Ricca, qui stiamo a parlare. All'epoca c'erano quelle, Sì, ma c'erano quelle, però squadra non era più forte del mondo. Ho capito, non ma era una situazione... Ho capito, ma noi avevamo esperienza internazionale? Niente, zero. Mimmo. Un'altra cosa, no, un'altra cosa, esiste l'Oscar alla carriera, Fellini l'ha vinto, sì. Insomma tutti quelli come che magari a Roma la Champions, Champions ce l'avrebbe vinta, perché se tu mi elimini Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, beh, senza metterci o Shakhtar, ma vuoi da... No, le prime che hai detto sicuramente sì, cioè le prime tre, cioè l'Atletico, il Chelsea e il Barcellona. Io ho già sentito che da qualche parte la Roma è diventata la favorita per la vittoria della Champions League. Dice, avendo eliminato la squadra super favorita, adesso diventa rifatta la favorita. Calmi, state calmi, perché c'è prima da fare una semifinale, venerdì ci sarà il sorteggio, aspettiamo di dire che succederà. Io, e ve lo dico oggi un'altra volta, tanto poi io vengo spernacchiato e non mi frega niente, io mi prenderei la Juve qualora, è chiaro? Qualora la Juve dovesse eliminare Real Madrid, io mi prenderei 4-0 stasera. Mimmo, Madonna. Eppure a Roma doveva vincere 3-0, non ci credeva nessuno. Però in casa, loro vanno a giocare al Bernabeu. Tra l'altro, pure quelli che dicevano ci si può fare, vedrete che cazzo sta da dire, non ci credevano manco loro. Però la differenza tra le due partite, no, è vero. Ricordo, all'andata il Barcellona non ci aveva umiliato come il Real Madrid. E soprattutto, no. E un'altra cosa, Mimmo, dopo aver visto le gare di ieri, Real Madrid stasera ci pensa, ci mette lì, dice, oh, non è che dobbiamo mancare. Eppure un gol lo fai, ieri Riccardo mi ha detto al sesto minuto 1-0 da Roma, tu ricordi? Sì, sì. È vero, mi! Sì, sì. Topieresti, ti ho detto. Al sesto minuto topieresti il gol, io ti ho detto, ma di chi Riccardo, a Roma o del Barcellona? Sempre per quel giochino. Amici, era per questo, avevo dato pure appuntamento a una giornalista del Real Madrid, se vediamo in semifinale. Ma lasciamo stare a me queste cose, non mi piace. Lasciamo perdere queste cose, non ti piace. Senti, sfumatura. Vediamo se peschiamo Real, tocca in vita all'arancia. La sfumatura. La sfumatura. È il periodo suo, è il periodo suo. La sfumatura, mi. La sfumatura. Allora, io non sono la persona più indicata per parlare di quella roba, perché insomma, io sono proprio del travertino, Cioè, non è di Prima Valle. No, alias Arco di Travertino. Arco di Prima Valle. Io ti dico una cosa. Ieri sera una trasmissione oggi così. Ieri sera ha disputato la più bella partita di quando è alla Roma. Tu dici? Secondo me sì, perché che tu mo fai col Benevento o strafottente, certo, io ci posso. Ecco. Lui a Londra già aveva secondo me dato l'impronta per scuotere la Roma. Ieri sera proprio, cioè, Messi che fa un fallo di frustrazione su Kolarov mi fa gote pure a me, non so se sottale quell'arbitro lì che è veramente scarso, non arbitrerà più perché ha ammonito Messi e Suarez, insomma, cose brutte che lì. No, ma perché che gliene da Dio, ma hai capito chi siamo? Sì, ma anche rigore aveva dato. Però Mimmo non era lì. Anche rigore aveva dato, infame. Non era quella la sfumatura. No, ieri Mimmo,
specialmente forse quelli della Tevere. Ieri Kolarov ha fatto un paio di cose di uno che ci sta da 20 anni in Roma, no? Dimmi un po', questo è ma sono perso perché stavo cioè, da un'altra parte. A diciamo, fine partita si è girato verso il pubblico e non era da piacione perché a lui si può dire tutto, ma no, che è piacione. Che gli è fregato, magari è che furbo, ma non è piacione. Sì. Proprio coi pugni stretti. Cioè, sembrava uno che c'è sta. E siccome io. E lì un attimo ti sei fatto la lagrimuccia ed è scappata? No, io ho proprio pianto. Non per lui, però, lui ancora non ancora non sto a quel livello. Lui, no, assolutamente per la Roma, è normale. E mentre invece mi ha emozionato tanto il capitano ieri sera, tanto. Ma io ti posso dire, l'immagine che ho presente negli occhi, di quelle divertenti, è che verso la fine della partita la squadra stava già 3-0 e c'era Florenzi che mancava pochissimo, stava quasi vicino alla panchina. E chiedeva quanto mancava. Sì, no, ma stava con le mani nei capelli e stava quasi piangendo. E Di Francesco che l'ha visto, gli ha cominciato a urlare delle cose, poi si è rivoltato verso la macchina e ha fatto: questo sta a piagne, vi rendete conto, sta a piagne, come dì? Invece di metterci a, perché era talmente l'emozione, talmente la carica nervosa che ci avevano dei calciatori, che c'erano quelli che stavano a piangere durante la partita, sì, per la gioia. Mimmo, quante volte l'ha rivista stanotte? Dos. Lo sapevo, Mimma. A un certo momento credo fosse. Anche tu se riuscivi a andare a dormire? No, ho dormito allora un'oretta tra il primo e il secondo tempo. Esatto, Mimma, a un certo momento, credo il primo tempo, lui sta parlando con, di Francesco con qualcuno in campo. A un certo momento si gira verso la panchina e dice: stai zitto, zitto. È vero. Si vede che qualcuno stava a dire qualcosa. Cioè, però devo dire una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Che se ne è io. Vabbè. Io sono bravo, io sono amico di Francesco, io so le cagure, lo sapevano tutti, no? Cioè, questo bisogna dirlo. Questo bisogna sempre ricordarlo, perché io non dirò mai, a me di Francesco mi fa pena, però anche se dovesse andare male, magari lo critico, però questa è un'altra faccenda. E quello che lui ha fatto aspettando i calciatori, ormai con i social sapete tutto, no? Ieri sera la voglia di andare a vedere tutto quello che era successo, chi mette il coso, chi fa dei filmati e dovrebbe stare attento all'audio, Ricca, non diciamo nient'altro, però insomma c'era l'allenatore che stava sulla porta dello spogliatoio e aspettare i suoi giocatori, tutti l'abbracciati uno per uno. L'allenatore non è andato a festeggiare a mezzo al campo, lui fischio finale è tornato dentro, perché bisogna fare così, perché dai un esempio alla squadra. Cioè, come siete voi che ve lo siete meritato, andatevi a godere sta gioia, andate a far festa con la gente, con i tifosi, con quelle roba. Io vado al mio pozzo, che è lo spogliatoio, poi vi aspetto e ci abbracciamo tutti insieme. Mimmo, io lo so, grande cosa. Che sono un bel provinciale, però ti devo dire, e questa mattina sei dei marini vero, di paese, proprio un paesano, esatto, e me ne vanto, però questa mattina mi sono trattenuto, ma adesso la devo dire. Che è successo, Kevin? Io voglio mandare un grosso saluto, un grosso bacio a Luciano Spalletti. Ma guardate, tu sei molesto. Cioè, siamo stati perfetti fino adesso. Eravamo andati tanto bene. No, me lo fate salutare? Col megafono? È molesto. Perché ci ha rotto le palle per tutti stanni. Gabri! Sì, fate modi! C'ha tutti stanni per dirci che lui era arrivato più in là di tutti quanti in Champions League. Questa sera. Vai! Questa sera. Me la sento di sottoscrivere questa, diciamo. Non alimentare, Mimmo. No, senti, però. Mo ti sto per dare un'altra notizia. Dai, l'uomo dei record in semifinale non c'è mai arrivato. Manco d'Europa League. Un'altra notizia. Non voglio fare. Gabriele, ho detto tutto. Voglio farti una domanda. Con due partite di semifinale, perché queste sono garantite, no? Sì. Sono tre partite. Dai, Metti che Dzeko. Metti che Dzeko te fa un altro gol, fatte conto. No, quello là. Me ce lo metti tra i primi 5, i primi 7, i primi 10 del pallone d'oro? Ce l'è stato quest'anno? Allora, no, ma lo sai che ci ho pensato pure io, che va a finire che qualcuno da Roma schiaffano tra i primi 10-15 del pallone d'oro, perché Dzeko c'è stato, tra i primi 30 era 29esimo Gabriele, se non mi ricordo male. Qualcosa del genere. Però intanto c'è stava. Cioè, non era passato inosservato il tiro capocannoniere del campione italiano d'Europa League. E certo, se gli dovesse sdrenare le spalle del pur bravo portiere avversario un'altra volta, poi mi avete chiesto pur bravo portiere avversario, allora cominciamo a fare, chi sarà il portiere del Liverpool, il portiere del Bayern München,
è il portiere del Real Madrid, perché sai, il vantaggio è quello che è. Qual è, cioè, Ubaldo, come te la senti, proprio detta, chi non vorresti trovare tra tutte queste? Il Bayern. Più del Real Madrid? No, il Real Madrid lo voglio proprio. Ah, tu lo vuoi? Ma beh, Riccardì? Io mi fido di Ubaldo. Abbiamo giocato con Real Madrid. Sulla semifinale con Real Madrid, Riccardo. A sto punto, Mimmo, se deve essere cosa... No, a sto punto, se potremmo evitare Real Madrid... Se deve essere cavalcata, no, che cavalcata calcio, sia fino alla fine. Real Madrid. Il calcio spagnolo fa per noi, Mimmo. Però è vero, Mimmo, ne ha eliminate due... Ma Real non è il Barcellona. Ah, ma Atletico... Ragazzi, il Real è la squadra da Champions League. E questo è vero. Però Mimmo, ti posso dire, se deve essere cavalcata, che cavalcata sia fino alla fine. Ma cioè, tu dici che cavalcata sia Mimmo, ma di quella cavalcata lì, Mimmo. Prima di salutarci per oggi. Sì, per oggi. Io sto un po' col coda, con la coda. Anch'io, devo dire la verità, perché no? Perché no? Cioè, con tanti problemi che ci stanno, e Bucaroma, e il traffico. Ma con quello che hanno fatto olandesi. ma lascia perdere, io capisco tutto, Riccà. Noi non possiamo avere però la pretesa che tutti la debbano pensare come noi. Esattamente. C'è pure chi ha di pensare, poi il problema è loro se la pensano in maniera diversa, certo, da noi. Quindi noi che possiamo fare, che dire soltanto una cosa: fate conto. Che ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie Gabriele, grazie Ubaldo, grazie. Ciao Mimmo, ciao Mimmo, un abbraccio, ciao.